Quella che stiamo per vedere è una sfida al limite della gravità. Con il rosso, ginnasta, climber e bodybuilder, l'italiano Tazio Gravioli. Con il nero, free climber e insegnante di arrampicata, l'austriaco Sandro Deutschmann. Una struttura imponente composta da una scala orizzontale con 15 pioli. I due atleti affronteranno il percorso. Su ogni piolo dovranno, sollevando tutto il corpo con la sola forza delle braccia, premere con il mento un interruttore per spegnere o accendere tutte le lampadine. Il primo atleta che riuscirà ad aggiudicarsi due manche sarà il vincitore. Rosso o nero? Ed eccoli qua i due atleti dalle braccia d'acciaio. Per il rosso, Tazio, la farfalla Gavioli, Italia. E per il nero, Sandro Deutschmann, Austria. Eccoli qua, benvenuti. Ciao ragazzi. Ciao. Buonasera Sandro. Buonasera. Certo, proprio strano però, Strano che un atleta che si chiama Deutschmann viene invece dall'Austria. Cioè è come se un calciatore che si chiama Di Natale è nato a Pasqua. Ti chiami destro ma tiri di sinistro. Matri ma sei appena diventato patri. Oppure maggio ma sei nato a settembre. Ti chiami Palacio ma vivi in tenda. Buffon ma non fai ride. Gentile e fai le risse. Ho capito. Oh. Poi la cosa bella è che l'hai detto a lui che parla solo tedesco. È vero, lui tra l'altro non li conosce tutti quelli che ho nominato. Però a casa li conoscono. Meraviglioso. Scusatelo, abbiate pazienza. Allora Tazio, cominciamo con te. Le tue imprese da arrampicatore e free climber sono famose in tutto il mondo. Qual è quella che ti ha dato più soddisfazioni o comunque che ti ha impegnato di più? Beh, guarda, a volte non c'è bisogno di andare in capo al mondo per fare cose che risvegliano emozioni. Infatti ti citerò quella che mi è capitata nel mio paese, che è nel mezzo della pianura. Ero al bar con amici, ho visto cadere un oggetto, era una bambolina. Allora ho realizzato che era di una bambina del terzo piano e niente, me la sono messa in tasca e gliel'ho riportata. E gli occhi della bambina che sorridevano erano il top. Allora ricordo quella. Beh, un pensiero straordinario. Ma come mai ti chiamano la farfalla italiana? Cosa significa? La farfalla italiana perché quello che faccio cerco di farlo con leggerezza e eleganza. E quindi la farfalla direi che racchiude queste due qualità. Riassume queste due qualità. Avete capito chi c'è qua? Però qua ci abbiamo Sandro! Senti, tu fai ormai arrampicata da 6 anni, no? E che cosa fai per mantenerti così in forma? Also ich trainiere zweimal in der Woche. Mi alleno 2 volte alla settimana, 4 ore totalmente. E vorrei farlo di più, ma purtroppo devo anche andare a scuola. E beh, hai ragione. Quanti anni hai? 19. Ho 19 anni. Guarda, Cirillico trova tenerezza, è bella sì. Questa cosa. Allora... emozionato. Signori, come vedete, con un po' di sorriso, ma stiamo entrando nel clima della sfida. E allora, Tazio, tra poco voi ci darete prova delle vostre straordinarie capacità muscolari. Ma perché i nostri concorrenti dovrebbero scommettere sulla vittoria del rosso, quindi sulla tua? Dunque, voi dovete scommettere su di me perché io, intanto detengo 2 record mondiali inerenti all'arrampicata. Tutti e 2 conquistati soltanto con l'uso delle braccia, quindi insomma già questo dovrebbe tutelarvi. Per darvi un'idea di come passo il tempo io, ho stimato che circa in questi ultimi 10 anni sono rimasto circa 1000 ore coi piedi staccati dal suolo, attaccato a qualcosa. E quindi c'è. Fidatevi di me. Puntate? Puntate sul rosso, ovviamente. Chiarissimo. Sandro, rispondi, rispondi. Perché i concorrenti dovrebbero puntare sul nero? Sii cattivo. Weil ich schon seit 6 Jahren kletter. Perché faccio questo sport da 6 anni e sono bravo. Weil ich mehrfach Österreich perché sono stato campione di Austria più volte. Und weil ich einfach der bessere bin. E perché sono il migliore. Se le sono dette. Sorrisi però, adesso se le daranno di santa ragione. E allora andate pure alla postazione di partenza perché la vostra sfida sta per iniziare. Allora, signori concorrenti, questa volta dovete essere ancora più rapidi nella scelta tra il rosso e il nero, perché ci sono 4 opzioni per un colore e 3 per l'altro. Tutti pronti? La sfida fra Tazio il rosso e Sandro il nero si svolgerà in 3 manche. Chi ne vince 2
avrà vinto tutto. E adesso massima attenzione, sta per partire la prima manche. 3, 2, 1, via! Parte fortissimo il rosso Tazio, che si eleva sulle braccia con una facilità incredibile. Ma Sandro gli tiene testa, spegnendo col mento le lampadine quasi con lo stesso ritmo. Ecco, sono a metà del percorso. Attenzione, l'ultima barra, l'ultima luce da spegnere, e Tazio vince la prima manche. Bravi, bravi, bravi. Complimenti a Tazio, 1-0 per lui. Hai visto? Hai visto? Hanno i muscoli definiti come su una tavola anatomica. I miei come una tavola calda. Lo immaginavo. E adesso, questa volta, premendo col mento, dovranno accendere le luci, una alla volta, fino all'arrivo. Se vince Tazio, avrà vinto completamente la sfida. Se invece vincerà Sandro, si andrà alla bella. Allora, vediamo come hanno puntato. Luca, Simone, Maria Cristina e Pasquale hanno puntato rosso, mentre Katia, Laura e Mauro, nero. Si mettono in posizione di partenza e sono pronti a saltare come gatti. 3, 2, 1, via! Di nuovo alla pari in questa partenza. Vediamo che Sandro cerca disperatamente di avvantaggiarsi. Sandro tiene duro, ma è indietro. È distaccato. Tazio sente la vittoria in mano. Ecco l'ultimo interruttore e vince il rosso. Il rosso. Complimenti Tazio. Ecco, una cavalleresca stretta di mano, mani che fanno male forse in questo momento. Allora com'è andata? Ma è andata bene, direi, soddisfacente. Col sorriso, proprio come fosse stata una passeggiata, eh? Insomma, no, è stato abbastanza duro, difficoltoso. Facile come esercizio, semplice, però duro. E invece qua com'è andato? Mannaggia, che è successo? Einfach nicht geklappt. È semplicemente stanchezza, fatica fisica. Però bravo, bravissimo, veramente bravo. Il pubblico te lo sta dimostrando, bravo, veramente. Però mi dovete spiegare come si fa, così posso entrare in casa quando mia moglie ha appena lavato per terra. Io mi arrampico alle travi, che io a casa ho le travi, e quindi... Ma glielo spieghi? Se... Giustamente lui... E allora, grazie a Tazio Capioli e a Sandro Deutschmann. Aspettate, perché Tazio, mi devi permettere, però non tutti sanno che Tazio è famoso per aver portato Belen sulle spalle. Guardate qua. Farfallina. Sì. Grazie, Tazio. Ciao, grazie ancora, grazie. Grandi. Ciao, arrivederci. Ciao.